Dopo l'escalation di violenza che ha colpito Avellino, parla il questore Botte, la criminalità organizzata dietro agli attentati non basta a militarizzare la città, c'è bisogno di un risveglio culturale. È indagato per omicidio stradale l'uomo che sabato ha investito Annarita Salandra, la 43enne di Avellino, deceduta in ospedale a causa delle gravi ferite riportate. L'avviso di garanzia è un atto dovuto. Torna stasera in diretta a partire dalle 21 Contatto Sport, ospiti Gigi Molino, il capitano del San Tommaso Cambuzzi e il coach della Scandone De Gennaro, in compagnia anche dei tifosi da San Martino Valle Caudina. Folla di persone stamane al botteghino di via Carlo del Balzo, attese interminabili per il ritiro degli abbonamenti, disagi dei cittadini denunciati ai nostri microfoni. Una valanga rosa ha invaso le strade di Mercogliano e Avellino per ricordare l'importanza della prevenzione. Un lunghissimo corteo composto soprattutto da donne per ricordare chi a causa del tumore non c'è più. Esercitazione stamane a Monteforte presso lo stabilimento Capone. Dopo il rogo ICS è stato importante testare il piano di emergenza, impegnate 60 unità di protezione civile e nuove tecnologie. L'annuncio del sindaco nel corso della prima giornata celebrativa dei 140 anni dalla nascita della stazione di Avellino. Una parte del capolinea dei bus potrà essere ospitato nelle aree adiacenti la stazione. Benvenuti al consueto appuntamento con il TG Flash. Dunque, in apertura la cronaca, la camorra bussa in città, il questore Botte, episodi inquietanti, l'appello alla coscienza civile. Ascoltiamo. Che dimostrano il tentativo di intromissione della criminalità organizzata ad Avellino. Così il questore Luigi Botte, a margine della festa di San Michele Arcangelo, patrono della polizia, analizza l'escalation di violenza che di recente ha colpito la città. L'occasione dettata dall'evento svoltosi nella chiesa del Santissimo Rosario è stata anche un'occasione di incontro con una comunità preoccupata che chiede risposte e sicurezza alle forze dell'ordine. L'appello del questore è diretto proprio ai cittadini. C'è bisogno, dice, di una ribellione culturale. Non è una questione di uomini o mezzi. C'è stata, questore, questa escalation di episodi violenti in città come forze dell'ordine, che tipo di interpretazione date? Se guardi, io le rispondo con una battuta. Il chiodo storto e arrugginito non può essere pulito e raddrizzato soltanto dalle forze di polizia e dalla magistratura. Occorre una coscienza civile. Indubbiamente noi cerchiamo di mettere sul campo tutte le risorse che abbiamo, tant'è che abbiamo spostato il reparto prevenzione dalla zona di Lauro alla zona di Avellino, quindi rinforzi dipartimentali. È eccessivo parlare di interessi da parte di un clan della camorra, questo... Guardi, io non entro nel merito delle indagini, però voglio dire che si tratta di particolari che inducono a pensare che ci sia comunque una intromissione della criminalità organizzata. Governatore De Luca ieri si è detto preoccupato per le sorti della città, ha detto Avellino deve pretendere più forze, più uomini, più strumenti per la sicurezza e li deve chiedere al Ministero. Lei è d'accordo con le parole del Presidente De Luca? Guardi, non è un problema di chiedere o non chiedere. Noi abbiamo ottenuto dei rinforzi dal Dipartimento. È ovvio che non si possono militarizzare le città. Questore, sempre mantenendo ovviamente il rispetto per le indagini che sono in corso, però sono degli episodi collegati tra di loro, vanno slegati nella lettura di quello che è accaduto. Che siano collegati o meno non lo so, sta di fatto che sono da una parte degli episodi inquietanti, dall'altra però ci dimostrano come molte volte, come si suol dire, la cenere cova sotto il fuoco. È indagato per omicidio stradale l'uomo che sabato sera ha investito Annarita Salandra, la 43enne di Avellino, deceduta in ospedale a causa delle gravi ferite riportate. L'avviso di garanzia è un atto dovuto per consentire lo svolgimento delle indagini. C'è l'avviso di garanzia per l'uomo che sabato pomeriggio in via Circonvallazione ha investito Annarita Salandra, la 42enne di Avellino, deceduta poco dopo l'arrivo in ospedale a causa delle gravi ferite riportate. Un atto dovuto nei confronti dell'uomo per consentire lo svolgimento delle indagini per il quale l'accusa è di omicidio stradale. Intanto la dinamica dell'incidente non è stata ancora accertata, questo lavora la polizia municipale che è intervenuta sul luogo del grave sinistro. La vettura dell'uomo è stata sequestrata.
stata. La tragedia di sabato ha colpito l'intera città, non solo perché quanto accaduto ripropone la pericolosità dell'arteria cittadina, rischiosa per i pedoni soprattutto la sera a causa di un'inadeguata illuminazione, ma soprattutto perché la vittima era nota ad Avellino per il suo impegno attivo come volontaria della Croce Rossa. Era responsabile del poligono di tiro dei Carabinieri, una donna molto attiva, in particolare quando si trattava di aiutare gli altri. Sabato sera la 42enne stava per rientrare a casa, dove ad attenderla c'erano i genitori. Avrebbe trascorso un sabato sera come tanti, dividendosi probabilmente tra familiari ed amici, ma tutto è finito in via Circonvallazione per la disperazione dei genitori e della sorella, che ora, come tanti parenti ed amici, aspettano di poterle dare l'ultimo saluto. E voltiamo completamente pagina, torna questa sera a partire dalle 21 in diretta Contatto Sport, ospiti Gigi Molino, il capitano del San Tommaso Gambuzza e il coach della Scandone De Gennaro. In compagnia anche dei tifosi di San Martino Valle Caudina si analizzeranno i momenti delle realtà sportive cittadine. Vediamo! L'attesa è stata lunga, ma siamo tornati. Dopo l'aspettando la scorsa settimana in diretta dal club Venticano Biancoverde, stasera torna nella sua formula classica, Contatto Sport. Diverse le novità di questa nuova edizione che scopriremo insieme puntata dopo puntata, ma al centro della discussione, come sempre, il calcio ed il basket della nostra provincia. La sconfitta dell'Avellino nel derby con la Cavese, il tema dell'attacco sterile, della terza sconfitta di fila e l'ambiente in cui la squadra sta giocando, fattore questo che accomuna anche le sorti della Scandone, che ieri è miracolosamente scesa in campo per l'esordio in campionato. Purtroppo sfortunato, preventivabile infatti la sconfitta contro lo Scauri, ma anche il delicato momento del San Tommaso alla sua storica prima partecipazione al campionato di Serie D con la squadra di Liquidato che dopo la batosta di Giuliano ne ha rimediata un'altra tra le mura amiche contro il Troina, 4-2 il finale. Ospiti d'eccezione per questa prima puntata con Leonardo D'Avegna in studio, Gigi Molino, il Drago, oggi allenatore dell'Under 15 biancoverde, Raffaele Gambuzza, difensore e capitano del San Tommaso, e Gianluca De Gennaro, neo coach della Scandone. Pellegrino Marciano sarà collegato in diretta con i tifosi dal club biancoverde di San Martino Valle Caudina per accogliere l'umore della piazza per l'attuale momento dell'Avellino. Insomma, si riparte, tutto pronto alle 21 questa sera. Torna Contatto Sport. Folla stamane di persone al botteghino di via Carlo del Balzo, attese interminabili per il ritiro degli abbonamenti, i disagi dei cittadini nel prossimo servizio. Code infinite stamane ai botteghini dell'AIR, tantissime persone, per lo più studenti o genitori che facevano le veci degli stessi, erano raccolte nella galleria di via Carlo del Balzo per ritirare l'abbonamento annuale che interessa ai mezzi di trasporto volti a viaggiare sul territorio campano. Ma l'organizzazione dell'azienda AIR va oggettivamente rivista, considerando il poco personale impiegato che, nonostante fosse attivo dalle 9 del mattino, procedeva a rilento nella consegna del ticket necessario per poter usufruire del servizio. La lunga attesa, durata diverse ore, ha generato il malcontento tra le persone, le quali ai nostri microfoni hanno espresso il loro dissenso verso i servizi concessi dall'azienda AIR. Dopo aver fatto una fila di quasi 100 persone mi hanno detto che devo portare anche l'abbonamento di mio figlio. Sono dovuto ritornare a scuola e sono ritornato in questo momento. Devo ripartire da zero. I ragazzi non possono girare senza abbonamento perché i controllori in questi giorni stanno facendo praticamente le multe a volontà con coloro che non hanno l'abbonamento addosso. E obiettivamente parlando loro vogliono l'abbonamento indietro. C'è bisogno di più personale all'interno. Lavorano poco. Come tutti gli anni è un'organizzazione dell'AIR per quanto riguarda. Poi la cosa che mi stupisce di più è la lista segnata a nome vicino a un foglio normale, invece farlo un po' più fluido prendendo il numero e chiamando il numero tranquillamente. Penso che io faccio un comparco con la Francia, penso che è un po' un casino qua in Italia perché non è mal organizzato questa cosa. L'annuncio del sindaco nel corso della prima giornata celebrativa dei 140 anni dalla nascita della stazione di Avellino. Una parte del capolinea dei bus in attesa del nuovo terminal potrà essere ospitato nelle vaste aree adiacenti la stazione in parte dismessa. Favorire l'integrazione ferro-gomma e rilanciare la zona ospitando start-up nei locali che non sono di interesse storico che vincolati. È la nostra idea e la realizzeremo, ha dichiarato Festa nel corso del dibattito che proseguirà domani quando ad Avellino sono attesi il governatore De Luca e il presidente della commissione trasporti Cascone.
E parliamo ora della camminata rosa. Una valanga rosa ieri mattina ha invaso le strade di Mercogliano e Avellino per ricordare l'importanza della prevenzione. In 10.000 in marcia, accompagnati da sindaci, rappresentanti delle istituzioni, dell'ASL di Avellino, dell'azienda ospedaliera Moscati. Tra i partecipanti anche il governatore De Luca, la presidente del Consiglio regionale Rosa D'Amelio. Sesta edizione per la Camminata Rosa e nuovo grande successo per l'evento dedicato al tema della prevenzione. Il corteo, guidato da sempre dal senologo Carlo Nennaci, ha rispettato sicuramente le previsioni della vigilia, circa le 10.000 presenze annunciate. Un fiume rosa festoso che ha invaso le strade da Mercogliano ad Avellino. Questa manifestazione deve essere di impulso alla prevenzione oncologica. Noi dobbiamo sconfiggere le malattie oncologiche, ce la possiamo fare. Il segreto è diffondere la prevenzione. Dobbiamo insegnare alle nostre figlie, alle nostre sorelle, alle nostre mamme che ogni donna in Campania deve essere presa in carico dall'ASL. Dobbiamo arrivare a individuare le patologie tumorali per tempo, perché se arriviamo per tempo noi sconfiggiamo tutte le malattie. Enorme manifestazione, grande emozione per tutti quanti, le signore, le persone che partecipano, ed è particolarmente, è sempre come fosse la prima, ed è bello per questo. Sindaco, ormai possiamo dire che Mercogliano è uno dei simboli della Marcia Rosa. Sì, sono 6 anni che parte da Mercogliano, quindi credo proprio di sì. L'importante è il segnale che vogliamo dare. È la prima Marcia Rosa di Vittorio D'Alessio, sindaco. Sì, devo dire la verità, come presidente di Prologo ho sempre dato una mano, abbiamo sempre dato il massimo contributo come associazioni in genere a Mercogliano per l'ottima riuscita di questo evento, che è un evento importante, un evento che deve dare tanta speranza a tantissime donne che ogni anno sono presenti a Mercogliano. Onorevole D'Agostino, anche quest'anno l'Irpinia si lega virtualmente con un filo rosa. Sì, è un filo che ci tiene uniti, questo è il sesto anno e vedo che è sempre più folto. È un filo di speranza per tutti. Esercitazione stamane a Monteforte presso lo stabilimento Capone. Dopo il rogo ICS è stato importante testare il piano di emergenza. Impegnate oltre 60 unità di protezione civile. Oltre 60 unità di protezione civile, tra personale regionale e volontari impegnati nell'esercitazione allo stabilimento Capone di Monteforte Irpino, un modello di intervento che ricalca quello realmente effettuato in occasione all'ICS di Piano d'Ardine nello scorso 13 settembre, con l'invio di squadre di protezione civile per bloccare i varchi e presidio della zona rossa, per supportare forze dell'ordine eventuale evacuazione. In azione anche l'unità mobile della protezione civile dotata di droni che hanno ripreso in diretta le attività per mandarle in visione presso il centro coordinamento soccorsi convocato in prefettura. Questo è il nostro camper mobile, il modulo tecnologico della protezione civile. Questo è dotato di droni, di robottini e anche il robottino, che è importante perché è un robot a conduzione remota che può andare nei luoghi delle emergenze senza che si metta in pericolo l'operatore di protezione civile e manda le immagini in diretta di quello che sta accadendo in un evento emergenziale. Come vedete, queste sono immagini che i droni di protezione civile e le nostre telecamere fisse stanno mandando adesso in diretta sia alla sala operativa a Napoli, la sala operativa di protezione civile, che alla prefettura di Avellino, e quindi in prefettura di Avellino, dove è costituito il CCS, il centro coordinamento soccorsi che viene presieduto dal prefetto, in questo momento stanno vedendo in diretta le immagini di quello che sta accadendo, e questo è il modulo che mandiamo sempre in caso di emergenze, proprio per consentire a chi è nei comitati di emergenza di poter comitati di soccorso, di poter vedere quello che sta accadendo in uno scenario emergenziale. Quanto è importante la tecnologia per l'emergenza? Importantissima, importantissima. Ormai la gestione delle emergenze non si fa così come i metodi che usavamo anni fa, ma si fa con la tecnologia prevalentemente, perché grazie alle immagini è possibile anche valutare il tipo di forze da mettere in campo, i soccorsi da inviare, almeno di protezione civile, ma è utile, ripeto, soprattutto per le prefetture, perché avendo le immagini in diretta di quello che sta accadendo si riesce anche a capire che connotazioni ha l'emergenza e che tipo di soccorsi occorre inviare.
Ed è tutto per il TG Flash, grazie per averci seguito e vi ricordo in diretta questa sera a partire dalle 21 Contatto Sport, non cambiate canale.